tutti! Oggi sono qua per parlarvi dei libri e fumetti che vorrei tantissimo leggere, che sono nella mia wishlist e che bramo ardentemente, ma di cui non sento mai parlare in giro. Quelle letture che nessuno sembra considerare, che sono finite un po' nel dimenticatoio, ma che invece a me attirano molto. Tutto questo nasce da questo libro, Il giorno dei trifidi di John Wyndham. Una blogger inglese che seguo aveva organizzato un book club con tema principale la fantascienza, aveva inserito nella lista di libri da leggere un titolo di quest'autore, non però Il giorno dei trifidi. Siccome non l'avevo mai sentito nominare e a me il genere fantascientifico comunque piace, ho fatto qualche ricerca e ho visto che in italiano era stato tradotto da relativamente poco, perché se non sbaglio è stato pubblicato nel 2014, Il giorno dei trifidi per l'appunto. Però non ho trovato informazioni riguardo a questo romanzo, cioè sembra che non l'abbia letto nessuno, che non ne abbia parlato nessuno, e quindi mi sono buttata un po' alla cieca in questa lettura. Quando poi l'ho letto, mi sono soffermata molto su questa cosa, sul fatto che ho scoperto Il giorno dei trifidi per caso, che non ne ho mai sentito parlare, e scorrendo un po' la mia lista desideri ho visto che ci sono diversi libri in realtà di cui nessuno parla. Magari poi sono io che sono fuori dal mondo e non ho le conoscenze giuste in questi ambiti, però diciamo che questa lettura mi ha ispirato questo video. Un libro che mi incuriosisce tantissimo e che penso sia uscito abbastanza recentemente qua in Italia è La Sacra Montagna di Nicco di Pierre Loti. Ho scoperto questo libro in libreria perché era stato accostato ad altri romanzi sul Giappone e sapete che ho una grande passione per il Giappone, quindi sono andata subito a documentarmi. L'autore si è recato in Giappone diverse volte, quindi parla dei suoi viaggi e da quanto ho capito ha una maniera di descrivere il Giappone che ti entra dentro, fa viaggiare anche il lettore ed è una cosa che a me affascina tanto e che spesso ricerco in letture di questo tipo, visto che ancora non posso andare in Giappone, mi piacerebbe viverlo o fare una piccola esperienza attraverso i libri. Un altro libro abbastanza simile per tematiche è Il Magistero dei Giardini e degli Stagni di Didier De Quan, perdonate la pronuncia ma non conosco quest'autore. Mi sono avvicinata anche questa volta in libreria perché mi è caduto subito l'occhio sulla copertina. C'è infatti un'illustrazione secondo me particolare che mi richiama tantissimo il Giappone e in copertina ci sono le carpe. Il libro è ambientato nell'impero giapponese del XII secolo e parla appunto di un pescatore famoso per le sue bellissime carpe ornamentali. Fun fact, io sono stata a una mostra, non so se si possa definire mostra, era una sorta di festival più che altro dedicato alle carpe koi. Ho anche il peluche di una carpa koi che vi ho mostrato in uno dei primissimi video qua sul canale e io ho studiato acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, un percorso universitario che si focalizza molto sui pesci, sono una mia grande passione. Insomma, mi sono sentita molto vicina già solo dalla copertina, leggendo poi brevemente la trama ne sono rimasta affascinata. Però in realtà non conosco nessuno che l'abbia letto, quindi temo un po' che si riveli una lettura, non dico pesante, però un po' lenta. Un fumetto che tengo d'occhio da più di un anno è Ghirlanda di Mattotti e Kramsky. È un fumetto che sicuramente avrete visto citare almeno una volta perché ha vinto comunque dei premi nell'ultimo periodo, è stata una delle pubblicazioni recenti. Mi ricordo di averlo sfogliato con molto piacere al Salone del Libro l'anno scorso e tutte le volte che lo addocchio in libreria ne parlo a chiunque sia con me, ma in realtà so veramente poco di quest'opera. Mi affascina molto il disegno perché è qualcosa di particolare, diverso, un po' onirico, che mi ricorda tantissimo una specie di cartone o favola dei tempi passati. Vi cito brevemente cosa si dice di questo fumetto. Oltre i sospiri delle nubi, tra gli orizzonti del crepuscolo, si stende la terra di Ghirlanda. Le sue vaste piani morbidi pendii sembrano trattenere la luce, il clima è mite. Laggiù da tempo immemorabile vivono i Ghir, un popolo di esseri pacifici che amano contemplare le magie del territorio con il loro stupore di bambini antichi. Secondo me i disegni richiamano un po' i Moomin, ma sono meno cartoneschi sotto questo punto di vista.
E nonostante io ne abbia sentito parlare bene, soprattutto per i premi appunto vinti, non conosco anche in questo caso nessuno che lo abbia letto. Forse anche la mole e il prezzo di questo fumetto mi frenano un tantino. Un altro fumetto che ho sempre sentito citare per i premi vinti, ma di nuovo non conosco nessuno che lo abbia letto e soprattutto non l'ho visto citare tantissimo in video o articoli, purtroppo perché secondo me è una storia bomba, è Fuggire, memorie di un ostaggio di Guy Delisle. Anche in questo caso non sono sicura sulla pronuncia dell'autore, perdonatemi. Di questo fumetto tra l'altro avevo qualche piccola pagina, non ricordo però come si è aggiunto a me questo piccolo plico con le prime tavole del fumetto, però mi ricordo benissimo di averlo scoperto così per caso grazie a questo piccolo omaggio, forse in qualche fiera o per un ordine su Pop Store. Fatto sta che dopo qualche settimana ne ho sentito parlare come invece proprio perché era appena uscito o aveva vinto qualche premio, adesso non sono sicurissima di tutto questo. La storia mi sembra intrigante perché la storia è ambientata nel 1997 per protagonista un uomo che si trova nel Caucaso con Medici Senza Frontiere e un giorno viene improvvisamente sbattuto in prigione. Racconta quindi il suo periodo di prigionia e isolamento. Non deve essere una lettura semplice proprio per queste premesse, però non ho mai letto nulla di simile, quindi mi piacerebbe un giorno approcciarmici. Il prossimo libro che mi incuriosisce tantissimo, e anche in questo caso inizialmente sono stata spinta dalla copertina, è Umami, il romanzo d'esordio di Laia Giuffrè. In questo romanzo si mescolano vite diverse ed è una storia che parla di perdita e di come tornare a vivere la propria vita, ed è un aspetto che mi affascina sempre tanto nei romanzi, soprattutto quando si è in un periodo un po' particolare della propria vita di incertezza o magari si è tristi e demoralizzati. Secondo me è bello poter leggere qualche cosa che ti motivi, che ti dia ispirazione e che in generale non ti faccia sentire solo nei momenti di difficoltà. Ora un libro vero e proprio da mostrarvi, che ho acquistato un po' a scatola chiusa perché ne avevo sentito parlare soltanto una volta, però la trama, le tematiche trattate mi incuriosivano particolarmente, quindi ho deciso di buttarmi acquistando La società degli animali estinti di Geoffrey Moore. Ancora non l'ho letto, mi vergogno un po' perché ce l'ho da un annetto forse in libreria, ma non ho mai trovato la spinta giusta, perché comunque si tratta di un mattoncino, se non sbaglio sono almeno 500 pagine, esatto, e le tematiche che affronta non sono leggerissime. Una notte un uomo trova una ragazzina chiusa in un sacco che è stata accoltellata ma è ancora viva. Lui sta scappando, non si sa bene da chi o da che cosa, e decide di rifugiarsi fra le montagne. Nel romanzo si parla del rapporto che si instaura fra questi due personaggi, quindi fra l'uomo e la ragazzina, ma si parla anche dello sfruttamento degli animali. Un tema secondo me attuale e abbastanza importante. Trattandosi di una tematica a me cara, sono curiosa di vedere come verrà sviluppata all'interno di questo libro, ed è principalmente questo che mi ha spinto ad acquistarlo. Direi di concludere il video con due letture inglesi. Sono due libri che muoio dalla voglia di leggere. Ne so il giusto, ma quello basta per farmi impazzire. Secondo me diventeranno i miei libri preferiti, fra i miei libri preferiti almeno di quest'anno. E infatti non capisco perché nessuno ne stia parlando, perché io già solo dalla trama, da quelle piccole informazioni che sono riuscita a trovare, sono gasata mille. Il primo di questi è A Kingdom of Exiles di S.B. Nova, il libro che probabilmente bramo di più di tutto questo video. Si tratta di un fantasy, se non sbaglio il primo di una nuova serie di quest'autrice che non conosco, non ne ho mai sentito parlare, e anche di questo libro ne ho sentito parlare soltanto da Book Sundays. Lei l'ho amato talmente tanto che mi ha contagiata, cioè io non so praticamente nulla di questo libro, ma lo voglio e probabilmente lo amerò. Si tratta di un fantasy, come vi dicevo, che involve anche le fate. Ora, dato il successo spropositato di ACOTAR e ultimamente anche di The Cruel Prince, mi aspettavo che questa storia venisse letta da tante persone, che ne parlassero bene o male che sia.
Invece no, è un po' come se fosse in un dimenticatoio e mi sconvolge tutto questo. Perché anche la copertina del libro è molto catchy, secondo me, è molto carina, quindi non capisco perché nessuno ne stia parlando. La protagonista è una ragazza che viene trascinata nel regno appunto delle fate e si parla di varie creature, appunto di scontri, lotte per il potere. Come vi ho detto, so poco di questa storia, ma la voglio leggere. Infine, The Beast Player, un romanzo, anche in questo caso fantasy, di un autore giapponese che non conosco, ovvero Naoko Ueashi. Anche in questo caso la copertina del libro è molto bella e quindi, di nuovo, non capisco perché nessuno ne stia parlando e lo so che la copertina è una cosa molto superficiale, ma è un po' il biglietto da visita di un libro e spesso ci si fa influenzare anche da questo aspetto. Detto questo, comunque, la famiglia di Elin da sempre si occupa dei Toda, una specie animale particolare, se non sbaglio sono dei serpenti d'acqua che vengono usati nell'esercito reale. Misteriosamente però un gran numero di questi animali muore e viene incolpata la famiglia di Elin. Se non sbaglio, sua madre viene addirittura giustiziata. Prima di questo però si preoccupa di mandare la figlia in un luogo sicuro. E qua la ragazza scoprirà di avere una sorta di potere, di essere in grado di comunicare con gli animali. Non animali qualunque comunque, ma le bestie reali. Mi immagino delle creature un po' mitologiche o comunque magiche. La ragazza sarà poi coinvolta in una serie di complotti e cercherà soprattutto di impedire al regno le persone di sfruttare gli animali come meri oggetti. Anche in questo caso, quindi, si dovrebbe parlare molto di animali, una cosa che mi affascina, in particolare animali magici. È una storia un po' fantasy anche questa, secondo me deve essere molto carina e spero di poterla leggere presto. Questi erano quindi libri e fumetti di cui non sento tanto parlare in giro, di cui ho veramente poche informazioni, ma quel che so mi intriga e non vedo l'ora di leggerli. Se voi li avete letti, ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti e soprattutto se me li consigliate o meno. E magari fatemi sapere quali sono invece i vostri libri e fumetti che non vedete l'ora di leggere, ma di cui non sentite mai parlare in giro. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!